Ciao a tutti da Il Bastardo Outlaw Picker per la Honky Tonk School Ukulele Academy di Torino. Oggi io e Trifola, qui presente, analizzeremo il giro di blues in tonalità di La. Importante una cosa, per giro di blues si intende una cosa che potrebbe essere un po' vaga, perché varia molto, però quelli che sono i giri standard sono il blues in 12 battute, che è proprio quello che si usa più spesso didatticamente parlando. È il tipico che quando tra amici si dice suoniamo un blues, si fa una roba in 12 battute tipicamente, in 10 battute e in 8. Sono, diciamo, i tre formati più diffusi storicamente. Fermo resta che c'era gente tipo Howlin' Wolf o Muddy Waters o tutti i grandi artisti di blues dell'epoca che alle volte gestivano i giri in 16, in 13 e mezzo, in 14, a seconda un po' di come gli veniva il cantato o di quanto avevano bevuto, banalmente. Infatti alle volte si sente anche la band su certi live, la band che letteralmente rincorre l'artista perché fa i cambi, appoggia le note un po' dove gli gira senza rispettare troppo la metrica del giro standard. Quindi specifichiamo che nella lezione appena fatta, quella del giro di blues in do, in questa e nelle prossime 3 o 4, mi pare, non mi ricordo, analizzeremo il giro, la struttura del blues in 12 battute, quindi con la tipica progressione prima, quarta, quinta, ok? Giro di blues in La, accordo di La maggiore. Le prime 4 battute lavoreremo facendo il walking bass qua, quindi la parte di melodia si articolerà sulla corda del Mi, facendo chiaramente tutto l'accordo, per cui sarà... Dopodiché passerà sul quarto grado, quindi il Re, che però per comodità noi faremo di settima, non un Re, proprio perché viene un po' più scomodo da suonare in questo modo, no? Si può anche fare, però fatto così suona comunque bene, nonostante ci sia una settima che potrebbe lasciare un pochino perplessi. Vedete che il walking bass lo faccio qua, ritorna in La per le 2 battute dopo, eccetera, poi va in Mi, che anche in questo caso tornerà comodo fare di settima perché raggiungiamo la parte della tastiera con più sonorità e quello che potrebbe dare di sensazione un po' di irrisolutezza data dalla settima è un po' mitigata dal fatto che l'ukulele ha un pochettino il concetto di armonia rivoltato a causa del sol rientrante, del sol che è un'ottava più alta, per cui comunque suona in maniera più che accettabile. E poi possiamo fare la chiusura andando a fare questo piccolo fraseggino sul turnaround. Quindi completo. Parte da capo, eccetera eccetera. Questo era il blues in La. Per qualsiasi domanda scrivete pure nei commenti qua sotto, se ci lasciate un like ci fa anche piacere, se non rispondiamo subito potete tranquillamente scrivere un'email a info@honkytonk.it, honky-tonk.it, scusate. Per tutto il resto godetevi i nostri video sperando che vi tornino utili. A presto e alla prossima lezione.